16 febbraio, oggi parliamo del beato Giuseppe Alamano, grande e santo sacerdote, amante delle missioni. Possiamo ben dire che era un figlio d'arte, anche nella santità esistono i figli d'arte, perché lo zio, cioè il fratello della madre, era San Giuseppe Cafasso, il padre spirituale di San Giovanni Bosco, e il piccolo Giuseppe Alamano si chiamava Giuseppe proprio come lo zio, santo, e conobbe San Giovanni Bosco, il quale gli profetizzò la santità e la missione feconda e fruttuosa anche nelle missioni. Lui nacque nel 1851, nello stesso paese, a Castelnuovo Don Bosco, di San Giovanni Bosco, quindi nei pressi di Torino, potremmo dire. E a 22 anni divenne sacerdote, a 23 anni prese il dottorato in teologia, a 25 anni divenne padre spirituale nel seminario grande, allora importante, di Torino, a 29 anni divenne rettore del santuario della Consolata, e anche direttore dell'annesso collegio dei chierici giovani, dei sacerdoti giovani a Torino. Ora, a 29 anni era un compito veramente quasi impossibile da realizzare, perché il santuario della Consolata, della Madonna Consolata, che è uno dei più importanti di Torino, era tutto fatiscente, la chiesa doveva essere ristrutturata, il collegio anche aveva bisogno non solo di lavori e quindi di soldi, ma aveva bisogno anche di un prete che fosse al tempo stesso forte con i preti giovani e anche un padre spirituale soprattutto. E Don Giuseppe Alamano seppe avere queste capacità a motivo della sua preghiera e della sua pazienza anche e della sua saggezza che gli veniva dallo Spirito. Il suo motto era: bisogna fare bene il bene, perché noi qualche volta vogliamo fare il bene, ma poi il nostro metodo è alla carlona, per cui il bene non lo riusciamo a fare. E allora lui si mise con pazienza e divenne un sacerdote, un padre spirituale ricercatissimo, tutti si andavano a confessare da lui, proprio come era stato per lo zio, il San Giuseppe Cafasso. A un certo punto egli capisce che molti sacerdoti giovani avevano la vocazione a diventare missionari, però le diocesi non volevano che loro andassero in Africa, in Asia, in America. E allora lui pensa nel suo cuore di fondare un istituto missionario, che poi sarà l'Istituto dei Missionari della Consolata e delle Suore Missionarie della Consolata. Attualmente i missionari della Consolata sono 2000 e sono diffusi in 25 nazioni del mondo, fanno un'opera straordinaria. Però lui si ammalò e gli fu diagnosticata la broncopolmonite, le fu dato 2 giorni di vita. E allora l'arcivescovo di Torino si recò a visitarlo e disse: Don Giuseppe, ma insomma, che mi fate vedere? Eminenza, ce ne andiamo in paradiso. E no, disse il vescovo, dovete fondare l'istituto dei missionari. E allora all'istante la febbre gli passò e si alzò dal letto. Più miracolo di questo, più segno di questo. L'obbedienza l'aveva guarito e aveva posticipato la morte di 26 anni, visse altri 26 anni. Tra l'altro fece una supplica al Papa in cui chiedeva che fosse istituita la giornata missionaria mondiale, quella che facciamo ad ottobre ogni anno. Tutti lo prendevano per pazzo, ma un anno dopo che egli morì, questa giornata missionaria
fu istituita realmente e tutta la Chiesa la celebra, anche noi la celebriamo ancora. E allora, San Giuseppe alla mano, dacci ansia, entusiasmo missionario, perché possiamo portare Dio a coloro che non lo conoscono, non solo in Africa, in Asia, in America Latina, in Oceania, ma anche in Europa, perché anche noi adesso forse abbiamo dimenticato il Vangelo e abbiamo bisogno di una nuova evangelizzazione.